Frank Lopez, Tony Montana. Ehi, Tony Montana. Signor Lopez, sono molto onorato. Puoi chiamarmi Frank. Tutti mi chiamano Frank. I giocatori della mia squadra e perfino i procuratori della nostra città. Mi chiamano tutti Frank. Ok, Frank. Come va? Manny Ribera. Salve, Frank. Piacere. L'hanno ferito sul lavoro. Ah, sì? Una cosa da niente. Sì, me l'hanno detto. Homer mi dice grandi cose di voi due. Già. Sì, Homer è un amico. Per non parlare di quell'altro lavoretto che avete fatto per me. Quel comunista della malora, quel figlio di... Quello neanche lo devi considerare. È stato divertente. È stato divertente? Per me sì. Si sì, è divertito. No, sul serio. Ehi, cosa volete da bere? Scotch, gin, rum, che cosa Dammi volete? Dammi lo scotch e soda. Tutto qui. Lo vuoi anche tu? Anche per lui. A me servirebbe uno con le palle quadrate, Tony. Ecco, un tipo come te. Mi serve averlo vicino dalla mattina alla sera. Che ne dici? Qui staresti meglio, sai. Ecco la roba. 2 chili. Il mio amico Angel ci ha rimesso la vita. Ecco i soldi. Un regalo personale. Mi dispiace per il tuo amico, Tony. Se la gente facesse gli affari come si deve, non succederebbero queste cose. Questo tuo gesto io lo apprezzo molto, sai? Ti accorgerai che se ci rimani fedele, con noi tu farai molta strada. E arriverai presto. Salute. 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 Un giorno scoprirai che il problema più grosso non è portare qui la roba. Ma come riuscire a spendere tutti questi soldi? Io spero di averlo presto, questo problema. Ah, ce l'avrai quel problema, sta tranquillo. Vieni a sederti qui, dai. Ehi, ma dove cavolo sta Elvira? È tardi. Valla a cercare, per favore. Cristo, quanto è puttana. Passa metà della vita a vestirsi e l'altra metà a spogliarsi. Bisogna beccarla al volo, allora. Viene subito, sta arrivando.